Già un'ora e mezza prima del fischio d'inizio, Dionisi vorrebbe affrontare da solo l'intera curva bresciana che accoglie gli ospiti con ululati, nonostante alla vigilia Nicola invocasse leggerezza mentale. Calori invece indossa i panni del gladiatore e chiede ai suoi di scatenare l'inferno sportivo. Due approcci emotivi diversi, frutto delle diverse strade che hanno condotto Brescia e Livorno, 18 punti di distacco in classifica, a giocarsi questa prima semifinale play-off. Squalificato Caldirola, nella difesa bresciana da Prelà si sposta al centro e Scaglia arretra a terzino, 4-3-1-2 con Sodigna alle spalle di Corbi e Caracciolo. Livorno con Mazzoni e De Carli al posto degli squalificati Fiorillo e Bernardini, Nicola lascia in panchina Dionisi e schiera un 3-5-2 con Belingheri in appoggio a Paoligno. Anche Balotelli in tribuna a seguire la sfida, arbitra Ciampi di Roma alla sua prima volta in una gara a play-off. Il primo tiro in porta dopo 6 minuti, Caria in difficoltà sul sinistro di Emerson dalla grande distanza, poi allontana De Maio. È bravo Finazzi a tenere in campo il pallone, si volta e tocca per Sodigna, d'esterno il brasiliano cerca in area Corbia che prova a girarsi ma calcia in curva, poi si lamenta per una spinta che né Ciampi né l'arbitro di porta, la novità di questi playoff, rilevano. 4 calci d'angolo consecutivi battuti dal Brescia, su uno di questi Budel raccoglie il pallone e lo scodella nell'affollatissima area piccola dove salta De Maio, ma il suo colpo di testa è deviato sopra la traversa. Buon momento dei padroni di casa, Corbia si avvicina all'area e va al tiro, Mazzoni sicuro in presa. La risposta livornese è sul destro di Belingheri dai 25 metri che finisce alto di poco. Il Livorno non riesce a entrare in area e allora continua a provarci dalla distanza, centrale il sinistro di Emerson su punizione, facile per Arcari. Improvvisa girata di Sodigna al 26esimo, calcia quasi da fermo il brasiliano ma troppo centrale. Risentimento muscolare per Zambelli che mette fuori il pallone poco prima della mezz'ora. È preoccupato Calori ma il suo capitano gli fa cenno di aspettare ancora per il cambio. Calcio d'angolo contestato, sembra essere Corbi a toccare per ultimo, l'arbitro ci pensa un po' e poi assegna il corner. Dalla bandierina va Scaglia che pennella per la testa di Caracciolo, se lo perde De Carli, implacabile l'airone al 17esimo gol stagionale, il 10° nelle ultime 9 partite. Brescia in vantaggio al 35esimo e anche il gol numero 103 con la maglia del Brescia per Caracciolo, miglior marcatore di tutti i tempi. Il Livorno si scopre, il Brescia prova a colpire in contropiede, vola Scaglia e va al cross basso arretrato, buon pallone per Sodigna che spreca così. La risposta del Livorno in questa iniziativa di Belingheri, bravo a liberarsi per il tiro, il suo destro scende bene ma Arcari è attento e alza sulla traversa. Sotto lo sguardo preoccupato del presidente Spinelli in tribuna e di quello emozionato dell'altro presidente Corioni, anche oggi in panchina si va a riposo con il Brescia in vantaggio per 1-0. Nessun cambio nella ripresa. Dopo 5 minuti Schiattarella va al cross, esce male Arcari che colpisce di striscio il pallone, poi Belingheri a centro area raccoglie Paoligno che controlla di petto e gira al volo di destro. 21esimo centro stagionale per il brasiliano che ristabilisce subito la parità. Nel sinistro di Sodigna alto sulla traversa la reazione del Brescia che ha accusato il colpo. Al quarto d'ora il primo cambio, Zambelli non ce la fa e lascia il posto all'Asi. Poco dopo si infortuna Schiattarella, sostituito da Salviato. A metà campo Lambrughi entra così su Rossi, Ciampi estrae solo il giallo, poteva andare peggio all'esterno Amaranto, l'entrata è davvero bruttissima. La partita scade in qualità, il Brescia non riesce a riorganizzarsi, qui Corbia spedisce in curva. Gemiti rileva Duncan al 28esimo e poco dopo anche Belingheri rimedia il giallo per questa trattenuta su Budel. Caracciolo è tra i più intraprendenti, lavora bene il pallone sulla linea di fondo, lo serve a Corbia che in palleggio si prepara alla rovesciata ma è senza esito. Qui nel contrasto con Emerson Caracciolo rimane a terra, cade male sul braccio ed è costretto a lasciare il campo in barella al suo posto Mitrovic. Stesso metro di giudizio arbitrale per l'Asic, giallo dopo la trattenuta su Gemiti. Brescia in avanti con poca lucidità, ci prova anche Mitrovic, il suo sinistro finisce alto. Esce anche Sodigna, lascia il posto a Benali. Al 90esimo Dionisi dà il cambio a Paoligno per giocare i 6 minuti di recupero. E al 94esimo arriva la miglior palla gol per il Brescia, splendido il destro dal vertice dell'area di Finazzi. Altrettanto bella stilisticamente
la respinta in angolo di Mazzoni. E su queste immagini si conclude la nostra sintesi. Buon primo tempo del Brescia, che è stato spinto dal carburante dell'entusiasmo fino al gol del pareggio. A quel punto non è più riuscito a trovare la reazione adeguata. Il Livorno ha controllato con una certa tranquillità. Si sono visti tutti i 18 punti di distacco in classifica da quel momento in poi. In vista della gara di ritorno, dallo spogliatoio giungono voci che Calori debba preoccuparsi più delle condizioni di Zambelli che non di quelle di Caracciolo. In una partita che ha offerto pochi spunti, per quanto riguarda il migliore in campo indichiamo Paulinho sia per il gol che per il prezioso lavoro di sponda. Al Rigamonti dunque Brescia 1, Livorno 1 e la linea che può tornare a Roma.